io ho 97 anni, va bene? E allora conosco Papa Giovanni dal 1935. Il 2 novembre 1958, cioè 5 giorni dopo la elezione, il cardinale Ernesto Ruffini, come tutti i cardinali, a turno è andato in udienza dal Papa. Ha detto: abbiamo parecchi problemi, situazioni difficili, sia di carattere religioso, storico, diplomatico. E nella carta delle udienze, il Papa scrive la parola per la prima volta, concilio. E anche altri vescovi, tutti portavano vari temi, molti erano per la riforma liturgica, dei seminari, della disciplina del clero, problemi non dottrinali ma pastorali. Passano 20 giorni, mi dice sul mio tavolo si accumulano problemi, domande, richieste, speranze, ci vorrebbe proprio un concilio. E io ho taciuto. E dice: mi sono chiesto perché il mio segretario, gli faccio una confidenza una volta, una seconda volta, non dice nulla. No, ma io so perché tu hai fatto questo. Tu hai pensato, è vecchio? No, sì, sì. Ma poi ti sei preoccupato. E tu hai fatto con buona intenzione, cioè è vecchio, ma si mette un pasticcio di questo, pasticcio in questo compito così enorme. Non avrai il tempo. Perché tu, se ragioni come un commendatore, un delegato di banca, non è mica così che si ragiona con la fede. Ricevere una buona ispirazione e guardarla con ammirazione e dire: oh, quanto mi piacerebbe, è già un grande merito. Se poi Dio ti concedesse di trovare, con l'aiuto dei collaboratori, che ti incoraggia ad andare avanti, meglio ancora. E se tu cominciassi anche solo con la commissione antepreparatoria, è già un grande merito. Se tu muori e viene un altro, e dice: grande onore anche solo cominciare. Ma perché Papa Giovanni ha fatto il concilio? Papa Giovanni, parlando con il suo segretario di Stato, ha detto: guardi che dopo la Seconda Guerra Mondiale è molto bello che siano sorti 3 istituti internazionali, e sono nati in America: l'ONU per la pace, la FAO per il pane, l'UNESCO per la cultura. Io sono il Papa, non ricevo sempre, si fanno congressi di filosofia, di letteratura, di commercio, perché non ci troviamo anche noi insieme a parlare? Avrebbe ripetuto questo, come ha detto all'inizio del concilio, no? L'ha detto: entriamo in concilio con il patrimonio della tradizione da Nicea sino al concilio di Trento e al Vaticano I. L'ha detto chiaro questo, cosa doveva dire di più? Proprio perché era un grande conservatore, ha potuto portare al mondo un messaggio di amore, di speranza e di fiducia.